Buongiorno ragazzi, benvenuti a un altro video del Credendario. Forse ho sbagliato inquadratura. Scusatemi, cambio la telecamera, me ne sono accorto adesso. Ed eccomi qua, no, mi sono sbagliato inquadratura, ma bensì adesso mi tolgo la scarpa, faccio fatica perché sono anni che non mettevo scarpe con i lacci e vi devo dire che è veramente una tortura. Allora ho cercato su internet che cosa si potesse fare e ho trovato qualcosa, perché la mattina è una rottura di palle, bisogna mettersi lì, aprire, mettere il piede dentro, stringere, chiudere, alla sera quando arrivi a casa che non c'è voglia, non le sleghi neanche e ti aiuti con uno e con l'altro e ti spingi, a lungo andare si rovinano. E quindi che cosa ho trovato? Ho trovato, non so se è funzionante, ma lo vediamo insieme, come sempre, questo pacco qua, che come al solito ormai Amazon e il mio sponsor ufficiale, perché si è fatto la villa non so quante grazie a me e anche a tanti altri ovviamente. Tutto sto gran pacco qua, uno e due, non ho rotto niente, per una scarpettina, vedete, non è una scarpettina, cioè è una scarpettina effettivamente, in effetti, ma adesso vi spiegherò bene che cos'è. Allora, praticamente qua forse fa vedere anche come fare, sì, ci sono istruzioni, c'è anche un'attrezzatura che si chiama un fermacapelli. Adesso vi faccio vedere bene, ecco qua, guardate, questa è la parte anteriore, questa è la parte posteriore, ok? Che cosa sono? Sono dei lacci che adesso prendo una scarpa, quindi dovrò togliere ovviamente i lacci, quelli suoi, e vedete sono fatti in silicone in modo che noi infiliamo il nostro piedino all'interno, si allargano ma si stringono, nel senso che essendo elastiche non c'è più questo problema di chiudere e mettere le scarpe. Allora 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, ce ne sono 7 per parte e qua 1 2 3 4 5 6 7 mi va di culo che sono 7, no scherzo, ci sono più misure, ovviamente ho preso quelle per 7, ma ci sono anche vari colori, vedete 7 più 7, c'è anche, c'è scritto qua, c'è 8 più 8 eccetera eccetera. Ecco questo qua, vediamo che cos'è, forse dà anche uno schema per non mettere, magari chi non le vuole mettere tipo accavallate da un buco all'altro, forse spiega il metodo per poterle mettere, ecco, volendo anche incrociate così, che possiamo anche fare, qua sono 2, 4, 6, sì, volendo si può fare anche come potete vedere qua, quindi se sono incrociate così si può mettere forse anche più incrociate, non lo so, comunque ci sono le istruzioni, sono in italiano? No, però comunque è fotografato, quindi diciamo che non c'è bisogno, qua ci sono anche, ecco qua fa vedere come usare l'attrezzino se per fare meno fatica, e c'è anche forse un, qua vedete il codice, forse c'è un video per vedere se funziona. Comunque allora facciamo prima cosa, ovviamente togliamo i lacci, dove quando teniamo le scarpe nuove ci metti sempre una vita a metterli, e non solo, poi devi capire come metterli accavallati sopra sotto dritti, e quindi non abbiamo più questo problema se abbiamo questi lacci, non costano carissimi, poi li potete togliere dalla scarpa all'altra, vi dicevo ci sono vari colori, costano più o meno sui 6-8 euro, dipende un po' al momento che cosa trovate, comunque all'incirca la cifra è quella, ok, come potete vedere laccio, perché poi adesso io vi faccio vedere l'altra, vedete, oltretutto sono anche lunghi, e boh. Ecco, praticamente così, come potete vedere è molto più comodo, ovviamente non è che stia bene, quindi prendiamo, facciamo così, quello più piccolo, perché poi vedete che va in ordine, dal, diciamo, quello più piccolo va su al più grande, quindi vedete che è fatto tipo così a martello, perciò non penso che abbia un senso, vediamo un po', ah sì, qua è liscio, mentre qua è zigrinato, quindi ovviamente la parte zigrinata, almeno io la metterei alla parte esterna che è meglio, quindi si mette dentro il buco, ok, da una parte e ovviamente dall'altra, beh è abbastanza semplice.
Ecco, come potete vedere, questo è il primo che ho messo, guardate. Ok. Perciò andiamo avanti. Non so se accavallarli oppure no. Magari in mezzo, come facevo vedere, non so, comunque mettiamo un secondo, quindi ecco così. Bene, comunque è abbastanza semplice, eh? Guardate un po', siamo al secondo. Mettiamo il terzo, io cavallerei questi due qua, dai, tanto per farli un po' diversi. Poi tanto si possono togliere e mettere a piacimento, quindi non è un problema. Ok, vedete come sono così. Allora, questo proviamo a cavallarlo, tanto per fare la prova, mettiamo così. Ovviamente si possono accavallare tutti, secondo me. Ci sono varie misure. C'è bambino o adulto, ovviamente io ho preso adulto, però se fossero troppo larghe, sì, guardate, possono essere anche incrociate, ma va un po' come, questo va a gusti come tutte le cose, e quindi comunque per due scarpe secondo me 5 minuti di pazienza più o meno, forse anche meno, il problema risolto. Adesso l'unica cosa, vediamo se effettivamente, ok, è messo anche l'ultimo. Ok, quindi tiro sulla linguetta, aspettate che provo a metterlo. Tirano, comunque tirare tirano, però effettivamente ecco qua, è fatto e è giusta. Allora, diciamo che non è né troppo tirata né troppo larga. Poi se qua non vi piace come ho fatto io, lo mettete accavallato, adesso non so, poi vedrò come fare, e anche a toglierla, comunque non scappa, guardate, ok? Comunque a toglierla è abbastanza semplice, vedete che si allargano e come potete vedere sono così. Una volta messo il piede vedete che tira, adesso ve lo faccio rivedere, mi scomodo da qua, però meno male ci riesco, dito dietro, vedete, molto più semplice, linguettina a posto, ecco qua, voilà, vedete? Perfetto, quindi la differenza, adesso vi faccio vedere, mi metto qua perché non ho voglia di spostare la telecamera, stavo cadendo, guardate come qua, olè, olè, tutti e due insieme, olè, no. Oppure battere la testa perché voi lo sapete, ma qua è un mansarde, quindi è alto, però potete notare, ecco la differenza, devo dire che sono molto fighe, molto alla moda, aspettate che voglio fare di più, oggi crepi l'avarizia, ecco qui, ecco qua, guardate un po', olè, 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 hop, hop, molto meglio, anzi, siccome non posso dire qua, così, perfetto, ok, rizoomiamo la telecamera, quando entrano quello col telecomando, o se c'è già, ditemelo, che non lo so, magari uno da qua, al prossimo video del calendario. Mi raccomando, seguitemi sempre Instagram e altro di più che non so. Ciao ciao, al prossimo video!